Società e stili di vita in Europa e in Italia. I tuoi nonni o i tuoi genitori ti hanno mai raccontato com'era la vita quando avevano la tua età? Beh, da allora sono cambiate molte cose. Ad esempio, oggi è molto più facile viaggiare e comunicare. È tutto merito della globalizzazione, che ha reso l'Europa un continente multiculturale. Ormai siamo tutti cittadini del mondo e ogni paese ospita varie minoranze etniche, religiose, linguistiche. Un bel cambiamento! Ma allora che cosa significa oggi vivere in Europa? La risposta non è così semplice. Dobbiamo prendere in considerazione tre aspetti. 1. Le tradizioni. 2. Le trasformazioni relative alla famiglia. 3. Il benessere della popolazione. Prima di tutto dobbiamo affrontare il punto 1, le tradizioni. Come dice il proverbio, paese che vai, usanze che trovi. È vero, anche se oggi in realtà le differenze tra i paesi europei sono sempre più deboli. La globalizzazione ci ha permesso di conoscere le tradizioni di altri popoli e di imparare ad apprezzarle. Naturalmente ogni paese continua a difendere le proprie tradizioni più forti. Sono proprio queste usanze a creare l'identità di un popolo. Come il cibo. Per noi italiani la nostra cucina rimarrà sempre la migliore del mondo. Anche la famiglia di oggi, però, è molto diversa da quella dei nostri nonni. Una volta era normale avere molti fratelli e sorelle. Si tratta di un altro cambiamento tipico delle società post-industriali, come quella europea. Oggi le famiglie sono meno numerose e spesso le coppie preferiscono la convivenza al matrimonio. Anche il numero dei single è aumentato moltissimo. Non ci rimane che esaminare il punto 3, il benessere della popolazione. Secondo te, come possiamo misurare il livello di benessere? Forse in base alla ricchezza? In generale, i paesi dell'Europa occidentale sono più ricchi di quelli dell'Europa orientale e balcanica. Questo dato, però, non è sufficiente per stabilire il grado di benessere. La felicità non dipende solo dai soldi. Proprio per questo motivo sono stati creati degli indicatori specifici per misurare la qualità della vita in un paese. L'indice di sviluppo umano, il benessere equo e sostenibile e soprattutto l'indice di felicità. Per ogni paese vengono esaminati i livelli di salute, istruzione, attenzione per l'ambiente, accesso alla tecnologia. Come vedi, il benessere economico è solo uno dei criteri. Insomma, misurare la felicità è davvero possibile. E l'Europa non se la cava per niente male, anche se la crisi economica mondiale l'ha messa a dura prova. Pensa che tra i 10 paesi più felici del mondo ce ne sono ben 7 europei. E l'Italia? Beh, in Italia possiamo ritrovare tutti i caratteri principali della società post-industriale, anche se non abbiamo ancora raggiunto il livello dei paesi più evoluti. Anche le trasformazioni della famiglia sono in linea con il modello europeo. Pensa che una famiglia italiana su 3 è formata da un single. La crisi economica, però, ha colpito duramente l'Italia. La disoccupazione è aumentata e molte persone sono sfiduciate riguardo al futuro. In effetti, oggi la missione più grande per il nostro paese è trovare un nuovo equilibrio. La crisi, le disuguaglianze tra nord e sud e le nuove povertà non sono problemi semplici da affrontare. Anche l'immigrazione ci pone di fronte a nuove sfide. La nascita di una vera e propria società multietnica sembra ancora lontana. E ognuno di noi deve fare la sua parte per costruire un futuro migliore.